Siete collegati in diretta con lo stadio Cuauhtémoc di Puebla, dove sta per avere inizio l'attesissimo incontro tra la nazionale italiana e la nazionale della Corea del Sud. Vent'anni dopo la clamorosa eliminazione ad opera della Corea del Nord al mondiale inglese, la nazionale si trova al cospetto di un altro pericolo coreano. Stavolta è quella del Sud e uscire fuori contro di loro sarebbe ancora più clamoroso, visto che gli azzurri rappresentano la squadra detentrice della Coppa del Mondo. Batterà il calcio d'inizio all'Italia, partiti, Altobelli, indirizza su Cabrini. Cabrini in mezzo, filtra il pallone, lo controlla subito De Napoli. Si è mandato a Conti, Conti ancora sulla sua ala per De Napoli, il passaggio per lo stesso Conti. Conti scaraventa in mezzo, c'è subito un pallone d'oro per Di Gennaro, che perde l'attimo propizio. Attenzione, la palla è per Chabum, poi c'è la conclusione pericolosissima. Di Gennaro mette in mezzo, Altobelli, Altobelli, gol! Quando entravo dentro l'area di rigore cercavo sempre di fare la cosa migliore per cercare di fare gol. Non era prendere in giro gli avversari o il portiere. Però ricordo bene quando mi è arrivato la palla, siccome c'era abbastanza confusione, se uno si fa prendere dalla voglia di tirare, di solito tira addosso a qualcuno o addosso al portiere. Però ho trovato il momento giusto per mettere la palla in rete. Cabrini. Cabrini, il cross, Altobelli, c'è un aggancio, calcio di rigore per i nostri, ancora Sandro Altobelli che potrebbe salire a 4-4, la rincorsa, il tiro al palo! Nella ripresa l'Italia parte subito forte, intenzionata a chiudere la partita per evitare patemi d'animo finali, ma i coreani inaspettatamente trovano il gol del pareggio. Per Chabum, anzi per Choi Song, converge Choi Song al tiro ed è il gol! Batte Conti, pallonetto a cercare Altobelli, subentrano, poi sono due gli azzurri e c'è il gol ancora di Altobelli. Calderisi, ancora De Napoli in mezzo, Altobelli, gol! E sono tre, forse c'è una deviazione. Batte poi centralmente, c'è la palla deviata e poi il gol ancora di Woo Young-mo. Italia-Corea 3-2. Altobelli ci porta alla sfida con Platini.